Cranchi è uno dei cantieri più celebri al mondo e sono orgoglioso di sottolineare che è un'azienda al 100% italiana. Dovete sapere che costruiscono le loro barche in montagna e al mare, perché hanno 4 stabilimenti di produzione, tutti all'avanguardia. Avete mai pensato di acquistare un Cranchi? Potreste cominciare da questo modello, il più piccolo della gamma entro fuoribordo, l'Endurance 27. Questa imbarcazione mi piace perché in 8 metri e mezzo di lunghezza e 2 metri e mezzo di larghezza hanno messo tutto ciò che serve per godersi il mare. E noi utilizzeremo questa barca per esplorare il territorio in cui ci troviamo, un tratto di costa del Friuli Venezia Giulia. Stiamo scendendo lungo il fiume Aussa Corno, che da San Giorgio di Nogaro ci porta verso il Mar Adriatico. Ed eccoci sul mare, la parte più settentrionale del Mar Adriatico. Adesso volgo la prua verso ovest, in direzione di Punta Tagliamento. Su questo esemplare abbiamo un motore V8, lo sentite? Il rombo non è male. Cilindrata 5.000 centimetri cubici, è il 5.0 GXI di Volvo Penta, che ha una potenza di 270 cavalli. Se volete però potete scegliere anche una motorizzazione diesel, ad esempio il D3 di Volvo Penta da 220 cavalli. Con un motore diesel di potenza inferiore i consumi sono sicuramente ridotti, ma volete mettere la grinta di questo V8? In realtà per provare una barca è meglio essere graduali con l'acceleratore e cominciare a sentire la carena, la risposta del motore e della timoneria dalle più basse velocità. Lo scafo è implanata già a 12 nodi a 2500 giri minuto. L'angolo di incidenza dello scafo è di qualche grado, ma in realtà la visuale è molto buona, proprio per la forma che ha la coperta di questa imbarcazione. Dando un pochino più di gas, l'assetto migliora, cioè la prua si abbassa e lo scafo scivola anche meglio sull'acqua. Non ho ancora utilizzato né i flap né il trim. Se navigate a 20 nodi potete contenere i consumi, il motore sta girando ad appena 3150 giri minuto. È una giornata d'inverno, fa freddo, ma il sole riscalda e navigare è comunque un piacere. Ancora qualche miglio e arriviamo proprio sul confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Le condizioni del mare sono così buone che mi viene voglia di accelerare ancora un po'. Se vi piace portare con voi molta roba a bordo, di solito finisce sempre così, la barca nuova è vuota, ma piano piano, col passare dei mesi o degli anni, si riempie sempre di un gran numero di attrezzature e di accessori, per la maggior parte inutili. Comunque, non preoccupatevi, potete caricare nella stiva di prua, nella cabina, molto materiale, l'assetto non ne risente. Il fatto di poter tenere un'andatura di crociera di 30 nodi ci permette di raggiungere velocemente la meta. Ma in realtà questo Endurance 27 mi sembra che possa andare molto più veloce. Si stende bene sull'acqua. In questo momento abbiamo anche parecchio carburante, ma sento che la spinta dell'elica è proprio nella direzione giusta. Do un po' di trim per vedere di alzare un po' le sezioni prodiere dello scafo e guadagnare qualche nodo. 37 nodi, questa è la massima velocità di questa imbarcazione. È una velocità che potete tenere tranquillamente, anche con un po' di onda, come
adesso, in questo momento, in questa zona di mare. Diamo un'occhiata anche alla scia. Guardate come è piatta, come lo scafo muove pochissima acqua. Questo significa che ha una bassa resistenza idrodinamica. Al traverso di dritta ho appena superato il porto di Lignano Sabbiadoro. Continuo in direzione ovest. Ecco, queste sono le bricole che delimitano il canale d'ingresso nel fiume Tagliamento. Mentre risaliamo dolcemente il fiume, diamo un'occhiata alla coperta e agli interni. Questo modello ha tre prendisole e quindi tre coppie possono trovare ciascuna un proprio spazio per rilassarsi, a prua, nel pozzetto aggiungendo un cuscino tra i divani, oppure a poppa. Sui divani si è ben protetti anche in navigazione grazie a schienali alti e morbidi. Ribaltando il sedile di pilotaggio si scopre la cucina. Godersi una barca significa avere anche a disposizione un rifugio sotto coperta. Una cabina come questa permette di schiacciare un pisolino pomeridiano o di pernottare, volendo anche con i figli. E poi c'è il bagno separato. Sull'Endurance 27 emerge ancora più chiaramente la capacità di Crankey di mettere insieme processi di costruzione, soluzioni di abitabilità, scelte tecniche che fanno di questo 8 metri e mezzo una grande barca. Sui fiumi più importanti il percorso navigabile è indicato da segnali. Qui non ce ne sono e allora ci affidiamo all'eco scandaglio. E poi cerchiamo di non tagliare le anse del fiume, ma piuttosto di avvicinarci alla sponda che viene scavata dall'acqua lungo il suo percorso mentre scende a valle. Due di profondità. Qua siamo tranquilli, noi peschiamo meno di un metro. Risalendo il fiume Tagliamento siamo arrivati a un bivio. Da questa parte si prosegue attraverso un canale verso la laguna di Marano, ricca di oasi naturalistiche. Da quest'altra parte invece si va verso Venezia, passando in parte per canali interni, da percorrere con un'imbarcazione come questa, l'Endurance 27 di Crankey.